Bene, eccoci qua per il nostro spazio dedicato a questa rubrica, il Memento, dunque lo spazio nel quale riproponiamo e riaffrontiamo temi di cui abbiamo già parlato all'interno di TV7 Match. Questa sera l'argomento che affrontiamo è un argomento che abbiamo toccato per tantissimo tempo, continuiamo ancora a farlo, Ermanno, perché parliamo dell'idrovia, l'idrovia Padova-Venezia o Padova-Mare è stata chiamata in vari modi, ma è sicuramente la grande incompiuta del Ma nord. allora, di cose incompiute il Veneto ormai è pieno, diciamo con la caduta dell'impero veneziano, diciamo che lo Stato è passato a Roma e di conseguenza queste sono cose normali. D'altro canto un altro incompiuto è il Mose, ormai quanti sono 20 anni che andiamo Avanti. avanti a raccontarci che forse adesso tra poco lo finiranno. Dicono che lo finiscono, però non ci dicono se funzionerà. Siccome sta uscendo un libro di due scienziati che dicono che il Mose purtroppo non ha le caratteristiche necessarie per poter funzionare, vedremo poi cosa succederà. Ma speriamo intanto che lo finiscano. E l'idrovia però era una cosa essenziale e funzionante se l'avessero finita. Naturalmente sono intercorsi degli interessi alternativi all'idrovia e quindi l'idrovia è stata abbandonata, non è stata dimenticata, è stata volutamente abbandonata perché avrebbe collegato Padova al mare e quindi Padova avrebbe avuto dei grossi vantaggi nel trasporto delle merci e farà un centro di raccolta merci a Padova dove naturalmente avrebbe aperto tutta una serie di potenziali sviluppi che non sono stati fatti. Quindi siamo al punto che sono stati spesi un sacco di miliardi dell'epoca, che valevano più dei milioni di euro di adesso, teniamo ben presente, perché la lira, nonostante noi la disprezzassimo così tanto, valeva molto di più oggi alla resa dei conti dell'euro. Dire un Certo. euro e dire 1.000 lire, una volta 1.000 lire era una cifra, oggi dire un euro è una barzelletta ormai. Se vai al supermercato cose da 1 euro non esistono più, quindi sono 2.000 lire di 20 anni fa. Ma al di là di questa polemica abbiamo il problema di questa via d'acqua non compiuta con una serie di lavori fatti che avrebbe ancora oggi una grossa funzionalità, ma non funziona. Si trovano 1.000 scuse, addirittura la si voleva chiudere, fare un'autostrada. E questa è la bestemmia più grande che abbia mai sentito. Abbiamo con noi però un interlocutore importante Certo che ci che spiegherà le problematiche del perché non siamo arrivati alla fine di questa opera. Allora abbiamo con noi un collega, Pietro Casetta. Buonasera Pietro, grazie di essere Buonasera. qua con noi. È un giornalista e segue da sempre il gruppo degli industriali della zona industriale di Padova, Certo. che è, diciamo, uno dei sostenitori della realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia. Allora, cos'è successo? Come chiedeva Ma giustamente Ermanno. allora gli aggiornamenti sono questi, che l'idrovia Padova-Venezia è estremamente corteggiata da Ravenna. E i motivi sono molto semplici. Ravenna è fortemente interessata a portare verso di sé, ovviamente, il traffico marittimo dell'Adriatico. Ma Ravenna, insomma, se vuoi che faccia Ravenna in confronto a Venezia e Trieste, è molto semplice dirlo. L'Adriatico è un mare di cui noi non vediamo la profondità. Quando guardiamo il mare, vediamo il mare e basta. E viceversa, mano a mano che ci si sposta da sud a nord, la profondità del mare Adriatico cala.
da sempre, non è una novità di questi ultimi anni e neanche sul lato dell'Italia, lato diciamo della Croazia. No, lì molto meno. Perché c'è lato ovest. Perché nelle maree l'acqua sale dalla parte, diciamo, jugoslavia, balcanica e scende, deposita meno, sì. E quindi noi abbiamo un bellissimo fondo piatto. Sì, un bellissimo fondo piatto, ma non sufficiente. Profondo. Non sufficientemente profondo per far sì che arrivino le navi di grandi dimensioni, che sono quelle nuove e che non ce la fanno e non ce la faranno ad arrivare a Venezia, quantomeno. A questo punto, cos'è peraltro successo, perché bisogna saperla tutta la storia, che sappiamo tutti che un paio d'anni fa canali di Suez si è improvvisamente intasato, insomma una nave di grosse dimensioni, non parliamo di una barchetta, si è messa di, lasciamo stare i motivi, si è messa di traverso il canale di Suez e da sponda a sponda e non riusciva a passare neanche uno spillo, neanche una canoa, insomma. Chiaramente sappiamo che la cosa, l'impasse è durata una quindicina di giorni. Ora, noi non siamo persone in grado di capire cosa significhi il canale di Suez fermo per 15 giorni. Significa danni per miliardi di euro o di dollari, non so, fate voi, cambia poco. Ma quindi adesso si sono tutti resi conto, cioè parlo soprattutto dei grandi armatori e anche ovviamente dei grandi stati, che serve un'alternativa al canale di Suez. Cosa c'entra l'idrovia? L'idrovia c'entra perché l'alternativa sarebbe stata trovata, ma io uso il condizionale, però insomma i progetti pare che ci siano, nel Montenegro, e quindi una linea ferroviaria che unisce il Montenegro e quindi l'affaccio sul mare Adriatico, non all'altezza di Trieste, certamente, con la Cina. È la Cina che con la Via della Seta sta pensando a questo. A questo punto, però, giunti sul mare Adriatico via treno, in qualche maniera ste merci devono arrivare da qualche parte. Quindi Ravenna ti diventa un porto cruciale, sia per la linea ferroviaria che è in preparazione e ovviamente per il canale di Suez. Per il canale di Suez non c'è nessuna idea di chiuderlo, certo. La follia proprio più folle di tutte. Parliamo del canale di Suez, perché fare questa ferrovia ce ne vorrà, ma anche della ferrovia. A questo punto, perché Ravenna diventa, l'idrovia diventa fondamentale? Perché le merci che ti arrivano a Ravenna, a questo punto, verrebbero imbarcate su navette fluvio marittime in grado di percorrere sia il mare, ma naturalmente non l'alto mare, ma insomma stando sotto costa, e a questo punto di imboccare i corsi d'acqua interni. Non è che qui in Valpadana non ce ne siano. E uno dice, vabbè, ma cosa c'entra l'idrovia? Perché cioè, anche prima si poteva a Venezia, no. Perché se il porto di Venezia andrà in default, cioè nel senso che non avrà più Marghera, si sa, insomma, ogni giorno non sprofonda, ma sprofonda nella sua proprio pochezza, insomma, ormai. E quindi non sarà Marghera, il porto di Marghera sarà un porto che verrà, non dico dismesso, ma fortemente ridimensionato. Prima si pensava all'idrovia Padova-Venezia come l'idrovia che collegava Padova a Venezia, 27 chilometri. Tutti dicevano, giustamente, non serve a niente, perché io non vado con una nave che mi arriva da Suez, faccio la rottura di carico, si dice, cioè smonto le varie cose per imbarcarle, fare 27 chilometri e dopo fino a Padova, dopodiché mi tocca imbarcarle un'altra volta, e a caricarle in un treno per arrivare a Milano, il Brenner, dove voglio portarle. Quindi sinceramente il motivo era questo, dell'idrovia come canale navigabile. Ma a questo punto, se io devo caricarle merci a Ravenna,
E a questo punto mi diventa più che appetibile smistarle poi a Padova, dove? All'Interporto, ovviamente, che è stato creato assieme all'idrovia. Certo. Allora, questa fa parte di una vecchia guerra tra Venezia e Genova, molto vecchia. Sì. E le spiego perché. Perché l'idrovia non doveva fermarsi a Padova. Il progetto è arrivare perlomeno fino al lago di Gardas, fino a Verona. Sì. Quindi naturalmente la funzionalità dell'idrovia aumentava esponenzialmente, sì. Non solo aiutava Padova, ma aiutava anche l'area di Vicenza e quella di Verona. Poi si poteva pensare anche a oltre, ma il progetto iniziale era questo. Chi è che si è opposta? Genova, perché se l'idrovia avesse funzionato, naturalmente Genova perdeva moltissimi dei suoi, delle sue chance come porto. Per quale motivo? Sì. Perché non c'era la galleria che stanno costruendo adesso. C'era solo il Frejus. Certo, ma le condizioni cambiano. Scaricare le merci a Genova, voleva per portarle verso il nord dell'Europa o collegarla con la Cina, questo è il progetto, allora certo. Diventava un'altra cosa. Quindi Venezia è stata sacrificata, Padova è stata sacrificata, la via d'acqua è stata chiusa, perché gli interessi di Milano, Torino e Genova, che sono quelli che hanno sempre gestito l'Italia, poi naturalmente demandando Roma a fare le leggi, hanno bloccato l'idrovia. Questo me l'ha detto il presidente della idrovia, che era un certo Ettore Benzig. Ah, ecco, Ettore Benzig ha detto questa idrovia non si dovrà fare. Ha presente il Manzoni, Promessi Sposi, ecco la stessa cosa. Quindi cerchiamo di informare gli spettatori che all'interno dell'Italia ci sono degli interessi che si sovrappongono a quelli che sono gli interessi delle regioni stesse e dell'Italia stessa. E quindi abbiamo bloccato la possibilità che l'Italia e soprattutto l'Adriatico diventasse l'epicentro di un commercio che è sempre stata la fortuna di Venezia. Venezia era l'ultimo baluardo della Via della Seta, era l'ultimo che poi portava fino ai paesi del nord e commerciava. Credo che il progetto cinese del treno sia un progetto abbastanza, diciamo, un poco realistico, perché la quantità di merce che porta un treno o anche 1000 treni non sono paragonabili alle quantità di merce che porta invece oggi una nave da trasporto marittimo. Quindi. No, il treno come alternativa, non alternativa a Suez, ma il treno come più che alternativa complementare a Suez. No, sono d'accordo. Allora, i cinesi hanno già fatto un progetto di portare la merce, perché loro sono già proprietari, colpa nostra, del porto di Atene. E anche ad Atene, le linee sarebbero due. Loro hanno il progetto di fare Atene. Un treno attraverso i Balcani. Però sì. Il treno, hanno fatto i calcoli, scaricare lì e poi scaricare una nave su un treno è una follia a livello energetico e a livello di tempi di trasporto. Quindi più a nord la nave riesce ad arrivare, giustamente come diceva lei, qui a Ravenna, e meglio naturalmente riesco, meno denaro si spende, perché naturalmente poi sì. Da qui il vantaggio è da arrivare al nord, no? Ma cosa sì, abbiamo? Attenzione. Il Veneto di cosa soffre sostanzialmente? Attenzione, soffre perché che non ci sono le ferrovie, noi non abbiamo nemmeno l'alta velocità. No. La Padova, ecco, ma c'è un'altra questione. Prego. Legata a tutto questo discorso. Bravo. Che è la Padova-Bologna. L'alta velocità Padova che non esiste. No, non lo vogliono far esistere, io l'avrei già finita. Ah vabbè, anch'io per quello, ecco, bravo. Anche oh. Gisip, allora, che discorsi. Allora però abbiamo il Veneto, mi scusi, che è un vecchio, sì. Una vecchia ruggine che esisteva ancora all'epoca della Democrazia Cristiana. Il Veneto è stato sempre emarginato rispetto alle altre regioni, Lombardia, Piemonte e Liguria. Perché c'è un'idea di Veneto, cioè non di Veneto, di azienda, che è la grande azienda, mentre il Veneto è un insieme di piccole e medie imprese. Mi scusi, il Veneto, secondo il criterio di Italiacarne, che Italiacarne è una... Sì. Ecco, il Veneto è la seconda regione d'Italia. Come,
come prodotto nazionale e ma come reddito. Come, certo, e come ma reddito, non a livello politico. Perché i veneti non si sanno difendere. Eh sì. No, a livello si politico... Sono affidati ad alcune, diciamo, si sono affidati ad alcuni partiti politici che non riescono lo so, a fare ma questa nulla. È una chiedono i pieni poteri, poi alla fine sì. Non combinano niente. Lo so, ma massimo il vanno Veneto, da Putin. Ma il Veneto è fatto così. Il Veneto è fatto così. No, non è fatto così. No, politicamente è fatto no, così. No. Il Veneto deve svegliarsi e difendere la propria terra. Su questo io sono d'accordo, ma difenderla... E l'autonomia del Veneto è fondamentale, altrimenti ci divorano pezzetto per pezzetto. Sì, questo è vero, però un Veneto chiuso in se stesso, no. Cioè il Veneto deve capire, i Veneti insomma devono capire, che o si innescano... anzi si innestano meglio nei grandi giochi internazionali oppure restano così. Il grande gioco internazionale adesso è, faccio l'esempio della Via della Seta. Verona che cosa ha fatto con la Via della Seta? Il comune di Verona, non sto parlando della provincia, il comune di Verona ancora 2-3 anni fa, so quando è venuta fuori sta storia della Via della Seta, ha fatto degli accordi con la Cina che riguardano il turismo e non solo il turismo, diretti. Non è passata per Venezia, è andata Verona Comune, è andato direttamente a Roma, ha stretto rapporti e hanno firmato degli accordi di cui adesso francamente non sono in grado di informare. Vabbè, poi c'è stato il Covid, poi insomma le cose ovviamente si sono rallentate, viva Dio, adesso c'è la guerra in Ucraina, e quindi insomma non è che sto accordo allora, sfavilli. La guerra in Ucraina... grazie alle sanzioni che hanno posto alla Russia prima della guerra, ha perso almeno 10 miliardi di euro all'anno di commercio con la Cina, con la Russia. Chi? Adesso con la guerra ne ha persi altrettanti. Vabbè, cioè, questo è un discorso sul quale non posso riferire. Il discorso, perché il signor Putin continua a venderci il gas. Noi non possiamo vendergli le nostre cose. Ma, allora, mi scusi, il signor Presidente del Consiglio che dichiara guerra alla Russia, forse non aveva capito con chi parlava, no? E cosa sta facendo? Sì, io capisco queste cose, però... No, bisogna farle capire ai telespettatori. Sì, ma l'idrovia, la Padova-Venezia, all'interno di queste contese internazionali e il Veneto stesso sono escluse. Allora, se noi avessimo l'idrovia non saremmo, Padova sarebbe completamente diversa oggi. L'idrovia il collegamento marittimo che noi non abbiamo, che avremmo avuto ormai da quanti anni? 40 vita, anni? Minimo 40 una anni. Una quarantina, sì. No. Avremmo avuto una risorsa idrica per la siccità enorme, no? Sì. Avremmo avuto sì, uno sviluppo, diciamo, del settore marittimo, diciamo, privato, quindi a barche, motoscafi, eccetera, enorme. Perché chiaramente avendo una via d'acqua che va direttamente al mare io posso collegarmi direttamente. Quindi, e questo è solo uno, ma si sarebbero nate una serie di aziende, industrie e attività commerciali lungo l'idrovia che non ci sono ancora. Sì, ma io dico parliamo del futuro. Questo Bravo. È il passato e sono d'accordo con lei, ma parliamo del futuro perché io sono estremamente ottimista sul completamento, ma non per partito preso o per interesse di parte, relativamente al completamento dell'idrovia. Io credo che si farà in due battute. La prima, quella per la salvaguardia idraulica, è fatica non essere d'accordo. E la seconda, quella come canale appunto navigabile, per il semplice fatto che diventerà a questo punto una necessità economica, ma proprio di suo, insomma, senza tanto bisogno di prese di posizione politiche, di cosa, diventerà a mio parere una necessità economica, proprio in virtù di questo scacchiere internazionale
che non riguarda poi peraltro soltanto l'Italia o l'Europa, ma addirittura l'Est, che si è modificato completamente rispetto agli ultimi 40 anni, certo, ma anche rispetto agli ultimi 10 anni, insomma, ed è in continua evoluzione. D'accordo sui treni che non possono caricare o scaricare una nave, ma ricordiamoci che il canale di Suez resterà valido e che quindi Ravenna è destinata a diventare il porto del mare Adriatico, assieme a Brindisi, il porto del mare Adriatico italiano, parliamo del versante italiano, certo, più importante. Scadrà naturalmente, perché sta scadendo di suo, il porto di Venezia. A questo punto, se si vuole dare una risposta di carattere commerciale, la si completa. E se no, pazienza, resteremo isolati, visto che non abbiamo neanche l'alta velocità Bologna-Padova o Padova-Bologna, come volete. Non abbiamo neanche il collegamento ferroviario. Non abbiamo, non Bologna-Padova, Bologna-Trieste, perché il Trieste fa parte essenziale del Veneto ed è una via... turistica, è una via di percorso che è stata cancellata dalle ferrovie dello Stato. Assolutamente. Però c'è un progetto, che c'è un'autostrada che si sta facendo piano piano sotto, che arriverà poi a Dolo, no? La Orte Mestre. La Orte Mestre, a che serve questa autostrada? Non si sa. Chi la sta gestendo è già stata finanziata. Addirittura ci sono dei deputati e dei senatori che hanno già comprato un pezzo di terra dove passerà la... perché sanno dove passa, e quindi quando rivenderanno la terra la venderanno a buon mercato. Per loro vantaggio, no, ovviamente, per le ferrovie, per chi costruisce. Quindi questo fa parte della disinformazione italiana. Sì, io posso dire noi, insomma, ci occupiamo soltanto di cose utili, quindi relativamente alla Orte Mestre, allo è Stato utile non buttare via soldi, però. È utile non buttare via soldi, certo, sì, certo. Però allora, non so, veramente non sono edotto, perché riguardo l'utilità non la conosco, insomma. Perché vogliono fare esattamente a Orte quello che vogliono fare a Ravenna. Sì, cioè certo, collegare l'autostrada direttamente col Veneto, che poi andrà verso i paesi del nord. Sì, quindi abbiamo una serie di progetti. Le dirò anche un'altra cosa, perché siccome i cinesi non sono scemi, sono molto più intelligenti di noi, si sono comprati, non ci credono al canale di Suez, perché il giorno che vogliono tappargli il naso e asfissiarli, chiudono Suez per i cinesi, per Suez non passano più. Queste sono le guerre commerciali. Quindi loro stanno già pensando di trovare delle alternative. Uno degli sbocchi è Genova e un altro è Venezia, e speriamo che sia così. Ma Venezia attraverso ferrovia. Certo, è un'alternativa. Ecco, no, sì, non certo, nave. certo. Comunque sulla Orte Dolo. Sì, perché sarebbe sì nella zona. Sì, di quella di zona Dolo, là. Sì, certo. Ripeto, non sono edotto e quindi non dico niente. Ne vedremo l'utilità, perché sarà sbandierata, insomma, vedremo sta roba. Ecco, senta, invece facciamo un attimo il punto sull'idrovia, perché oggi l'idrovia Padova-Venezia... che cosa è stato fatto, cosa resta di quello che è stato fatto? No, allora, adesso sull'idrovia Padova-Venezia non è stato fatto assolutamente nulla, cioè da quando è stata, cioè fermata. Siamo per i telespettatori, cioè dire. Allora, guardate, l'unica cosa utile l'hanno fatta un gruppo di cittadini e GZIP ha appoggiato l'iniziativa, i quali sono andati lungo l'idrovia e hanno raccolto le spazzature che ci sono lungo la scarpata sinistra e in sinistra idraulica dell'idrovia. Chiaramente non tutta l'idrovia, ma soltanto un chilometro di via Olanda, mi sembra, ed è l'associazione Plastic Free, che è un'associazione nazionale, chiaramente è Padova che se ne è occupata. La quantità mi sembra siano quasi 2 tonnellate di rifiuti, il comunicato stampa che ho mandato poi,
e raccolte nel giro di 3 ore, una roba del genere. Ma mi hanno anche detto che poi non hanno raccolto proprio tutto, 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 perché certo, ce la facevano, insomma. È venuto su di tutto, certo, ma non soltanto plastica, siringhe, quelle là, d'accordo, insomma, anche rifiuti industriali, di tutto, assolutamente di tutto, ma in un chilometro, calcolando che adesso sono, mi sembra, una quindicina di chilometri quelli scavati, che diventano 30, perché le rive sono due, possiamo fare tranquillamente dei calcoli. Certo. Ecco, ricordiamo che l'idrovia Padova-Venezia dovrebbe essere lunga 27 chilometri, pare, no? Ma poco più. Ecco, è stato fatto un calcolo per il completamento di spesa. Ne sono stati fatti due. Uno l'ha fatto Gizip con i propri tecnici ancora una decina d'anni fa ed è venuto fuori un 140, vabbè, dai 150 milioni. E un progetto, lo studio di fattibilità. L'altro l'ha fatto la Regione Veneto, 510 milioni, e però attenzione, bisogna vedere cosa è stato considerato nel primo, cosa è stato considerato, cioè, nel secondo. Cioè, se realizzare, utilizzare l'idrovia come canale scolmatore, quindi un canale di sicurezza in caso di emergenze idrauliche. Sì, certo. Comunque, insomma, cifre a parte, perché in Italia i soldi si trovano, basta volerlo, e da un punto di vista della fattibilità è assolutamente fattibile, non è? Gli espropri sono stati fatti, i ponti, c'è anche questo, i ponti, ma bisogna ricostruire i ponti, ma dico, sono ponti che hanno ormai una cinquantina d'anni, quindi se vengono ricostruiti anche da un punto di vista statico, io sono soltanto contento, perché con la manutenzione che c'è in Italia, non lo so, però non sono ponti costruiti, non so, l'anno scorso, ma Cristo, cioè, poi, quindi voglio dire, non siamo a livelli spaventosi. Detto questo, la sicurezza idraulica, cioè si è sempre lì, basta un'alluvione per fare mezzo miliardo di danni. Non è che ne occorrano tante, insomma. Beh, l'abbiamo già vista, l'ultima alluvione che c'è stata, hanno speso di più. Però, oltretutto anche di più di mezzo miliardo. Certo. Di quindi a questo punto, però, se la costruisci, risolvi il problema. Però si pone il problema, visto che sono passati 50 anni, la via d'acqua è adeguata alle esigenze eventuali future? Cioè trasportistiche o di sicurezza idraulica? Diciamo che la sicurezza idraulica è secondaria, nel senso che la idrovia non è nata per la sicurezza idraulica, è nata per il trasporto. Certo. Oggi però le barche, diciamo, i natanti che trasportano i container sono molto più grandi e quindi addirittura qualcuno pensava, anzi ci sono dei progetti di allargamento dell'idrovia, e questo rimette in discussione tutto e aumenta i prezzi naturalmente di lavorazione. Allora, l'allargamento dell'idrovia sì, se vogliamo la categoria di natanti fluvio-marittimi in 5B, per quello che dicevo che bisogna demolire i ponti e ricostruirli, perché bisogna allargare, non raddoppiarla la sezione. Sì, perché ci sono delle chiuse. Bisogna spiegare ai telespettatori che naturalmente la via d'acqua è controllata e quindi ha delle chiuse, e attraverso queste chiuse non passano i nuovi natanti. Ecco, quelle chiuse là, quelle conche di navigazione, la conca Gusso per esempio, vanno proprio lì, i costi sono la demolizione prima di tutto, lì non puoi salvare niente, cioè lì è un ammasso di ruggine, belle parti elettriche, lasciamo stare. Ma lì qualche ferro vecchio potrebbe essere molto interessato al completamento dell'idrovia, perché quelli se li porti via. Lì non puoi recuperare niente, credo nessun progettista mai metterebbe la firma, insomma, ad un quindi quello comunque va fatto, qualsiasi idrovia. La categoria appunto 5B risolverebbe sia il problema trasportistico, e perché a questo punto, insomma, per carità, sia il problema sicurezza idraulica, siamo intorno, diceva il professor Dal Paus, mi sembra 250-300 metri cubi al secondo, se non anche di più, poi insomma, dipende da molte situazioni, da molte variabili, ma comunque una cospicua quota d'acqua che verrebbe smaltita, insomma, verrebbe smaltita in laguna di Venezia. E anche qua proteste, perché l'interrimento della laguna, l'interrimento della laguna avveniva nel 1800,
Dopodiché hanno portato fuori tutti i fiumi dalla laguna, tranne qualcosina, e adesso abbiamo il fenomeno contrario, e cioè che la laguna, invece di soffrire di interrimento, sta soffrendo del contrario, cioè le torbide vengono asportate in movimenti di marea, insomma. Certo. Ovviamente le maree non portano dentro le torbide, le portano semmai fuori. Ma quindi il merito è dell'onorevole Bisaglia, no? Quello che fece fare, secondo l'esperienza che ebbi a quell'epoca, fece fare la via dei petroli, no? Il canale dei petroli. Documentato dal professor Dal Paus, sì. È quello che trae, svuota la laguna, rende più profonda la laguna e diventa meno gestibile la laguna. Per cui, certo, a causa del canale dei petroli, pochi lo sanno, ma è stato necessario costruire un certo Mose, perché la quantità di acqua che entra a minuto con il canale dei petroli è spaventosa. Il flusso dell'acqua dell'idrovia, giustamente, come diceva lei, va a sanare quello svuotamento, certo, della laguna che è in atto. Però la chiusura del Brenta e del Bacchiglione che finivano risale a molti secoli fa. La chiusura di Brenta e Bacchiglione, la deviazione definitiva, la fece Paleocapa nel 1839. Insomma, prima metà dell'Ottocento, che li portò dove sfociano adesso, poi, insomma, cioè a Brondolo, ma comunque fuori dalla laguna di un, certo, chilometro, ma sufficiente, certo, a debellare il problema. Certo. Adesso dice lo stesso professor Dal Paus, insomma, che il problema è proprio quello di ripascere la laguna con le torbide, che non sarebbero sufficienti, quelle dell'idrovia non sarebbero neanche sufficienti a garantire un ripascimento, però sarebbero comunque una quota importante. Certo, certo. Quindi questo è lo stato di fatto dell'idrovia Padova-Venezia. Bene, grazie. Quindi interessante importante questo interessamento di Ravenna. Chiaramente i tempi per una possibile realizzazione saranno sicuramente molto, molto lunghi. Dipende dai veneti. Come si dice, no? Chi dorme non prende pesce, certo, quindi non prende neanche i porti. Grazie allora a Pietro Casetta per essere stato con noi, per averci aggiornato, diciamo, su quello che è lo status di questa grande opera incompiuta di cui si parla da tanti anni, che sarebbe sicuramente utilissima per il nostro territorio, per la nostra economia, ma come abbiamo capito, cioè, ci sono delle forze anche che remano contro. Grazie ancora per essere stato con noi, Pietro Casetta. Noi adesso andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito e parleremo questa sera, nell'ultima parte di TV7 Match, di una figura particolarmente importante della storia sovietica, ma non solo sovietica, perché ricorderemo la figura di Andrei Sakharov, un fisico che ha lavorato per la realizzazione anche dell'armamento atomico, diciamo, dell'Unione Sovietica, ma che anche ha dimostrato una coscienza e un'attenzione sia per i diritti civili che anche per l'ambiente. Ma ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità.